Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, letture che sto facendo e quelle che programmo di fare dopo. Il primo libro di cui voglio parlarvi è The Winner's Curse, La Maledizione, edito da Legger Editore, se non sbaglio l'ho letto in digitale a 1,99€, non ricordo esattamente il prezzo del cartaceo, comunque troverete tutti i titoli citati qua sotto in descrizione linkati ad Amazon. Questo libro è una sorta di fantasy in cui ci sono principalmente due popolazioni in conflitto. Una di queste due, ovvero i Valoriani, sono un popolo di guerrieri conquistatori e hanno conquistato appunto gli Errani. Si sono appropriati delle loro terre, delle loro case e hanno reso la popolazione in schiavitù. La protagonista Kestrel è una valoriana, figlia di un generale molto importante, e nella loro cultura entro i 20 anni bisogna decidere se entrare nell'esercito oppure sposarsi. Un giorno in maniera totalmente casuale si reca al mercato e acquista all'asta uno schiavo, un Errano. Ha un atteggiamento da subito ostile nei suoi confronti, ma pian piano fra i due si evolveranno le questioni, diciamo così. È un libro che ho trovato estremamente piacevole da leggere, molto coinvolgente. Mi è piaciuto il modo in cui sono state descritte le culture diverse, ovvero i Valoriani e gli Errani. Mi è piaciuta tantissimo anche la protagonista Kestrel, che ho trovato molto indipendente, molto acuta e furba. Infatti, essendo la figlia di un generale, ha preso diverse tattiche, diciamo, di combattimento. È un'abilissima stratega e ha dei valori, secondo me, molto importanti. Mi è piaciuto tantissimo anche il lato, diciamo, più sentimentale della storia, perché non è affrettato e ci sta benissimo, secondo me, in questo tipo di romanzo. È qualcosa che cresce poco alla volta, quindi impariamo a conoscere bene i personaggi e poi il modo in cui si relazionano. È un libro che mi ha appassionata tanto, mi ha tenuto incollata alle pagine, anche se l'ho letto appunto in digitale, e non capisco perché sia così poco conosciuto, nel senso non c'è attorno così tanta emozione e movimento come per altre trilogie fantasy più o meno simili. È un peccato perché è una lettura che mi è piaciuta tanto, ma più che il primo, il secondo di questa trilogia, ovvero The Winner's Crime, mi è piaciuto ancora di più. Questo perché ci sono ancora più intrighi, ancora più macchinazioni. Si entra proprio nel vivo della corte, nelle strategie politiche e sociali dei Valoriani. Nulla è come sembra, ci sono tantissimi colpi di scena e tanti momenti che sei lì perché non si incastrano bene alcuni avvenimenti e soffri. In pratica, soffri. Io sono arrivata alla fine del libro che non riuscivo. Non mi era mai capitato di sclerare così tanto per un libro, perché non stava... è difficile da spiegare. Se non avete mai letto questa serie, io ve la stra consiglio di cuore. Al momento mi sta piacendo tantissimo, ho letto 2 libri su 3. La protagonista è forte e indipendente, al di là del ragazzo della situazione. E se vi piacciono gli intrighi di corte, è sicuramente qualcosa che potrebbe fare a caso vostro. Come vi avevo detto nel precedente Cibilegge, ho letto il manga di Your Name, composto da 3 volumi, ho il cofanetto della J-Pop. Singolarmente i volumi, ve lo dico, costano 6,50€. Non penso che sia una sorpresa per nessuno. Io amo tantissimo Your Name, il film d'animazione di Makoto Shinkai mi è piaciuto da matti. Me lo riguardo ogni tanto perché mi piace veramente tanto. Ho letto anche il romanzo, sempre edito dalla J-Pop, e mi era piaciuto altrettanto. Ma questo manga è stata un po' una delusione, nel senso che i disegni non mi sono piaciuti. Ed è un peccato, perché in realtà i disegni, le animazioni di Your Name, secondo me, sono bellissime. Quindi non capisco questo cambio di stile, o meglio, capisco che ogni autore abbia il suo di stile, però non mi ha convinta questa scelta, diciamo, stilistica. Ho sentito molto distanti i personaggi. La storia, bene o male, è quella che ci viene raccontata nel film. Il primo volume è forse quello che mi ha, tra virgolette, emozionata di più rispetto agli altri. Forse perché era una nuova scoperta, insomma, era il primo della serie, ma andando avanti mi sono accorta che a livello di contenuto non si aggiunge nulla di nuovo, non ci sono i colori, le musiche che mi avevano emozionato tantissimo del film, non ci sono nemmeno i disegni che tanto avevo amato, quindi nonostante la storia sia comunque valida e mi piaccia, il manga è stata un po' una delusione. Continuando, ho letto Born di Jeff Vandermeer, edito da Einaudi al prezzo di 20 euro. È un problema un po' mostrarvi la copertina perché è super lucida. Adesso magari
tolgo la parte shiny, perché rimane comunque un libro molto bello anche così nudo, diciamo. Ovviamente la copertina è disegnata da LRNZ, come era capitato anche nel caso della trilogia dell'Area X, sempre di quest'autore. Era un libro che attendevo veramente tanto, perché dello stesso autore avevo letto appunto Annientamento e mi aveva incuriosita tanto. Era qualcosa di strano, di mai letto prima per quanto mi riguarda, quindi ero curiosa di avventurarmi anche in questa storia autoconclusiva. La storia è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui è tutto praticamente in rovina, tossico o distrutto, e i pochi sopravvissuti, fra cui i protagonisti Rachel e Wick, devono cercare di sopravvivere in questo mondo già di per sé ostile, ma reso ancora più tale dalla presenza della maga e di un orso gigante volante di nome Mord. Rachel un giorno trova attaccata alla pelliccia di Mord una specie di anemone, qualcosa di strano, di curioso, una forma di vita. Rachel decide di portarlo con sé e di chiamarlo Born. Born è qualcosa in continuo movimento, cambia forma, cresce, è curioso. Fra Rachel e Born si instaurerà un rapporto tipo madre e figlio, che viene indagato all'interno della storia, ma quello che è il focus del romanzo è una domanda: che cosa significa essere una persona? Può sembrare una domanda banale, scontata, in realtà viene indagata veramente tanto all'interno di questo libro, ed è la cosa che mi è piaciuta di più, il messaggio che comunica. Il modo in cui ci viene raccontata la storia mi è piaciuto per certi versi, perché trovo che l'autore abbia uno stile veramente innovativo e unico. Io non ho mai letto nulla del genere, mi stupisce tutte le volte, e ho apprezzato tanto il modo in cui viene descritto questo mondo post-apocalittico, in cui tutto è in rovina, ci sono delle creature mutate che non si capisce se siano mutate spontaneamente o per opera umana, ma sono bizzarre e strane. C'è anche una tecnologia dietro molto particolare. Uno dei protagonisti, Wick, si autodiagnostica attraverso dei vermi e ha una specie di sogliola che è tipo un telecomando, comunque una specie di computer. Insomma, ci sono dei meccanismi veramente bizzarri e strani, ma allo stesso tempo molto interessanti, che secondo me stimolano tanto il lettore. Purtroppo però non ho trovato la storia, diciamo, avvincente. Ho fatto fatica soprattutto all'inizio a entrare nella storia, ho trovato diverse parti un po' noiose, non ero particolarmente interessata a quello che stava succedendo, e anche le dinamiche fra i personaggi non mi convincevano. L'ultima parte del libro invece è quella che ho trovato più accattivante, più dinamica, anche i personaggi acquistano più spessore. Nel complesso è stata quindi una lettura interessante per lo stile dell'autore, per il modo in cui ha scelto di parlare di una tematica così attuale, però è una lettura che allo stesso tempo mi ha un po' delusa proprio per quanto riguarda la storia in sé. L'unica graphic novel che ho letto ultimamente è Anya's Ghost di Vera Brosgol. In italiano è tradotto con Anya e il suo fantasma, credo che non sia più disponibile, ma spero che la Bao lo ristampi presto. Questa è l'edizione inglese della Squarefish, che costa $10,99. Ho fatto anche una recensione sul blog su questo fumetto, quindi ve la lascerò come sempre nelle schede qua sotto in descrizione. In pratica la storia è quella di Anya, una ragazza americana con origini russe che cerca di integrarsi a scuola, ma è difficile perché fin da bambina è stata vista come quella diversa, con un accento strano. Un giorno però cade in un pozzo e scopre il fantasma di una sua coetanea. Da qui in poi inizierà una sorta di amicizia e di percorso di Anya, che la porterà a capire tantissime cose su se stessa e soprattutto a crescere. Una storia con dei risvolti, diciamo, cupi e sovrannaturali, che mi è parsa però totalmente reale. Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui viene descritta Anya, non ci viene resa simpatica in alcun modo, nel senso che ha i tipici atteggiamenti di un adolescente, vuole cercare di essere a tutti i costi come gli altri, spesso è anche superficiale in questo. Mi è piaciuto tanto come fumetto e penso che sia una lettura super appropriata per gli adolescenti, per i giovani, perché
dà un messaggio secondo me di speranza ed è allo stesso tempo una lettura anche abbastanza di intrattenimento, perché c'è questo mistero legato alla presenza del fantasma, chi è, come è morta questa ragazza. I disegni così morbidi mi sono piaciuti veramente tanto, mi è piaciuto il modo in cui è stata disegnata Anya e in generale ho trovato tutti i personaggi abbastanza cartuneschi, insomma è uno stile che mi piace particolarmente. E un'altra cosa che ho apprezzato tanto è che l'autrice sia partita dalla propria esperienza personale per caratterizzare e parlare appunto di Anya. Incredibile ma vero, sono riuscita poi a terminare il secondo volume dell'Età della Convivenza di Kazuo Kamimura, edito dalla J-Pop al prezzo di 18 euro. Si tratta del secondo volume di 3. Vi avevo già recensito qua sul canale il primo volume, quindi ve lo lascerò nelle schede qua sotto in descrizione. Questo è un bel mattoncino, non soltanto per dimensione, ma soprattutto per tematiche. Lo avevo iniziato a dicembre e ci ho messo così tanto a terminarlo, proprio perché per me in certi punti era troppo pesante. I protagonisti sono due giovani ragazzi, quelli che abbiamo incontrato nel primo volume, che convivono, una cosa che non era assolutamente ben vista negli anni 70 in Giappone. Non erano sposati, però vivevano sotto lo stesso tetto. Devono far fronte a diverse difficoltà legate non soltanto al convivere insieme in quest'epoca, ma anche semplicemente all'essere innamorati e vivere semplicemente. Ci sono tanti tormenti personali. È una lettura sicuramente introspettiva che mette in risalto, secondo me, alcune criticità della società giapponese. In questo secondo volume in particolare, senza fare alcuno spoiler ovviamente, si parla tanto di salute mentale e di gravidanze non portate a termine e quindi anche dell'aborto. Il modo in cui viene rappresentata l'angoscia e il dolore dei personaggi l'ho trovata quasi insostenibile. Mi sono ritrovata a star male io per loro, quindi è sicuramente un grande punto di forza dell'autore saper comunicare in maniera così forte il disagio, il tormento dei personaggi, ma allo stesso tempo per me è un punto delicato. È una lettura che non è sicuramente per tutti, perché porta veramente all'estremo questa condizione. Mi è piaciuto sicuramente di più il primo volume, forse per la diversità di tematiche che vengono rappresentate, forse perché era un filino meno triste e sconvolgente. Dopo questo secondo volume non so che cosa aspettarmi dal terzo e ultimo. Penso che aspetterò un po' prima di leggerlo, perché ce l'ho ancora qua e sono abbastanza preoccupata di come andranno a finire le cose, devo essere sincera. Ho letto poi Talk Express di Matsumoto Seicho, edito da Adelphi al prezzo di 18 euro. Questo libro mi è stato gentilmente mandato dalla casa editrice ed era un titolo che attendevo. Mi incuriosiva particolarmente perché si tratta di un noir giapponese e l'autore viene paragonato a Sime Non, ovvero il padre di Maigret. Sapete che a me piacciono i gialli, però quelli un po' di una volta, tipo Agatha Christie, quindi mi attendevo grandi cose da questo romanzo e non sono stata per nulla insoddisfatta. In una cala rocciosa vengono ritrovati i corpi di due giovani. Tutto lascia pensare che si tratti di un suicidio d'amore. La polizia è quasi delusa dalla semplicità di questo caso. Eppure, uno degli investigatori, ovvero Yutaro, non riesce a togliersi dalla testa un dettaglio. Se i due hanno preso lo stesso treno per recarsi in questo posto e togliersi la vita, perché hanno aspettato diversi giorni? Soprattutto perché lui ha alloggiato da solo in quella zona aspettando una telefonata e poi si sono ritrovati per uccidersi? Cioè, lei nel frattempo che cosa ha fatto? Questa situazione non sconvolge, diciamo, soltanto Yutaro, ma anche un suo giovane collega di Tokyo. I due inizieranno quindi a indagare e a viaggiare prevalentemente per tutto il Giappone, perché infatti la storia è estremamente collegata agli orari e ai nomi dei treni. Già nel 1958 in Giappone i treni erano una certezza, tanto da poter calcolare al secondo alibi, tragitti e vari, a seconda appunto degli orari dei treni. Una cosa che ho apprezzato tanto è che con questo libro si viaggia per il Giappone comodamente a casa, attraverso i viaggi infatti degli investigatori che prenderanno dei treni per il Giappone, come se viaggiassimo anche noi con loro in questa indagine. Io almeno mi sono sentita proprio trasportata nel libro ed è una cosa che mi è piaciuta tanto, anche perché al termine del romanzo
c'è una cartina consegnate le località principali che vengono citate all'interno del libro, quindi mi sono sentita come se avessi in mano anche io dei dettagli importanti per poter analizzare e indagare insieme agli investigatori. Se vi piace il genere è un romanzo che vi straconsiglio perché mi ha catturato veramente dalle prime pagine. Come vi dicevo, è una lettura breve di intrattenimento, se c'è una giornata in cui siete chiusi in casa che non potete muovervi è la lettura secondo me ideale. Quello che è successo a me con la neve che mi ha chiusa in casa, e quindi per un pomeriggio mi sono ritrovata a viaggiare in Giappone sul treno, ma comodamente sul divano. Per quanto riguarda invece le letture che sto facendo al momento, sto leggendo Three Japanese Short Stories di Akutagawa e altri, sono tre storie brevi, al momento non mi sta facendo impazzire per niente. Lo avevo preso perché mi incuriosiva scoprire autori giapponesi diversi da quelli che sento parlare, di cui sento parlare sempre, e poi mi sono detta, cavolo, questa nuova edizione della Penguin mi piace tantissimo, costa 1,18€. Perché no? Insomma, mi sono buttata. L'altro libro che ho attualmente in lettura è The Winner's Kiss, ovvero l'ultimo libro della trilogia di cui vi ho parlato a inizio video. Sto andando un po' a rilento perché sono rimasta troppo traumatizzata dal secondo, devo essere sincera, però lo voglio leggere al più presto, quindi se non riuscirò a leggerlo immediatamente sarà sicuramente la mia prossima lettura. Oltre a quello vorrei tanto leggere dei manga che ho in arretrato, adesso non ne ho tirato fuori nessuno perché sono indecisa se continuare Dead Demons di Inio Asano oppure se continuare con Come dopo la pioggia, anche se in realtà dovrei portarmi avanti con Le situazioni di lui e lei perché sono arrivata al volume 6 se non sbaglio, 5 o 6, e ne ho fino al 9, quindi ho da leggere. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi i libri e fumetti che ho citato, in questo caso che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!